Buonasera a tutti, grazie Greta per il supporto tecnico. Quinto modulo, metodo dei multipli. Questa sarà una breve introduzione prettamente teorica per poi passare agli aspetti pratici nella prossimo webinar. Tuttavia vorrei ricominciare da dove avevamo concluso la settimana scorsa con due domande che erano attinenti a dei casi pratici che si possono verificare nella rotazione dell'azienda. Uno di questi era un partecipante che chiedeva come poter risolvere il problema di un socio di SRL che poi è anche amministratore, quindi come considerare la valutazione in questo caso. Direi che la posizione del socio, anche se è amministratore, va scissa in questi due profili, quindi per quanto riguarda l'aspetto connesso a compenso per gli amministratori, lui aveva il suo compenso e su questo finisce lì. Per quanto riguarda il rendimento da azionista, da partecipante alla società, alla SRL, direi che la valutazione si applicherebbe allo stesso modo di una semplice, di un'altra applicazione, di un'altra valutazione in azienda. Il punto è se poi quell'azienda dovesse essere valutata da un perito. Quindi una valutazione finalizzata a determinare il valore di capitale economico, quindi una valutazione di tipo neutrale, allorquando il socio, essendo anche avendo la qualifica di amministratore, quindi ci sono diversi costi e passaggi tra interferenze personali e l'azienda. A quel punto, come abbiamo detto anche nei webinar precedenti, serviranno diverse rettifiche, soprattutto se i costi per l'opera di amministratore che transitano a conto economico, qualora non siano allineati ai valori di mercato, andrebbero ovviamente allineati. E così è cruciale, come è stato detto anche nei webinar precedenti, le rettifiche alla società oggetto di valutazione, società target. Questo è cruciale, perché altrimenti si andrebbero a inficiare la qualità degli input che poi entrano nella valutazione. Pertanto è cruciale la prima parte, successivamente all'acquisizione della base informativa, quindi tutte le informazioni e i documenti, quello di effettuare le rettifiche per assicurarsi sia che i bilanci siano allineati ai corretti principi contabili, alle regole dei corretti principi contabili, sia per normalizzare il reddito, che poi è strumentale, sia per l'applicazione del metodo reddituale e sia per l'applicazione del metodo finanziario, e naturalmente la rettifiche relativamente alle interferenze patrimoniali fra i soci e la società, tra l'imprenditore e la società, fra la famiglia dell'imprenditore e la società e quant'altro. Questo, come dicevo nei webinar precedenti, è cruciale. Per quanto riguarda la seconda domanda, il webinar precedente, quando affrontavamo il metodo finanziario, quindi il DCF, è stato posto un quesito relativamente all'utilizzazione del MOL come base di riferimento per la valutazione, in quanto, essendo una misura di performance di conto economico intermedia, risente meno di politiche di bilancio e altre distorsioni. Allora, l'EBITDA, il MOL, non è ovviamente un flusso di cassa, seppur nelle performance di tipo economico è il parametro che più si avvicina a un flusso di cassa, ma non è un flusso di cassa, quindi noi non lo potremmo utilizzare. Lo potremmo utilizzare nella valutazione all'interno dei multipli. Per esempio, come vediamo oggi, un multiplo è quello dell'enterprise value sull'EBITDA. Tuttavia, la ricerca, avevamo visto che il metodo finanziario, purtroppo, seppur teoricamente perfetto, in pratica porta il perito a diverse scelte che complicano notevolmente la valutazione, tra cui la definizione di un flusso di cassa stabile da utilizzare poi nel terminal value,
e questo spesso rappresenta il 75-80% e spesso anche di più, qualche volta anche di più, del valore totale dell'azienda quando si applica il metodo finanziario. Naturalmente, utilizzare un parametro da utilizzare nella stima stabile sarebbe l'ideale, ma naturalmente l'EBITDA non si può considerare un flusso di cassa. Tuttavia, si potrebbe utilizzare, per esempio, nel terminal value, un flusso di cassa normalizzato, e questo avviene spesso proprio per aggirare questi problemi della volatilità dei flussi di cassa durante il periodo di previsione esplicita, inclusivamente anche la problematica connessa della volatilità dei capex, gli investimenti che devono sostenere sia di mantenimento per la crescita corrente e sia per il mantenimento, per il sostenimento della crescita futura. Ovviamente si può considerare anche l'opzione di utilizzare, se si vuole, il metodo reddituale in versione asset side dell'attivo lordo, seppur non frequente, però potrebbe essere utilizzato anche questo, qualora il parametro di performance sia più stabile. Quindi, dopo questa parentesi, affrontiamo quest'oggi la prima parte dei multipli, quindi ci affacciamo verso i mercati finanziari e i prezzi negoziati nei mercati finanziari. Questo è il nostro schema di base sulla suddivisione fra approcci valutativi, metodi valutativi, criteri valutativi e prospettive nella valutazione. Vediamo che ci sono due tipologie di multipli che si riferiscono sia alle imprese comparabili e sia alle transazioni comparabili. Come abbiamo accennato diverse volte, i metodi, gli approcci non vanno visti separatamente. Il perito ha nella cassetta degli attrezzi diverse metodologie, diversi approcci e diverse metodologie, ma le analisi che si riferiscono a ciascuna metodologia molto spesso vengono utilizzate anche nell'applicazione di altri approcci, di altri metodi. E questo lo si vede perfettamente anche nell'applicazione della metodologia dei multipli. Infatti, occorre applicare sia un'analisi patrimoniale, in particolare quando si usano multipli specifici come price book value, ma sia anche l'analisi reddituale, visto che molto spesso al denominatore del multiplo, che è un quoziente, è costituito da un parametro di performance dell'impresa target e poi come riferimento anche delle imprese comparabili o delle transazioni comparabili. Naturalmente i multipli possono essere convertiti e relazionati al metodo finanziario, quindi si applica anche il metodo finanziario all'interno dei multipli. Questo è importante perché ci permette di avere una base informativa, un'analisi fondamentale con una qualità dell'informazione elevata. Se i multipli e i metodi che si vengono e l'analisi che vengono applicati all'interno dei multipli vengono effettuati, come sempre, con razionalità, con dimostrabilità, affidabilità e quant'altro. Le caratteristiche che abbiamo visto diverse volte nei webinar precedenti. Quindi, qui vediamo che l'approccio dei multipli è metodologia diretta, quindi abbiamo detto che sono due tipologie, multiple delle imprese comparabili, quindi prezzi che derivano dalle negoziazioni di borsa, in estrema sintesi, e multipli che derivano dalle transazioni comparabili, tra imprese comparabili. Tuttavia, ci sono anche altre tipologie di multipli, metodologie dirette di valutazione, che sono le regole del pollice, le rules of thumb. Non sono metodi spesso razionali, tuttavia in determinati settori e quando si valutano alcune imprese all'interno di specifici settori, i periti, sulla base della loro esperienza, sanno che la valutazione di quell'impresa, di quella società, potrebbe derivare da un multiplo applicato ad un parametro di performance, che potrebbe essere le vendite, oppure potrebbe essere l'EBITDA o l'EBIT, o anche
l'utile di conto economico. L'introduzione dei multipli nel panorama della valutazione dell'azienda e dell'analisi finanziaria è stata effettuata dalle merchant banks, quindi banche di investimento e dagli analisti finanziari. Soprattutto come in certe fasi delle transazioni M&A, oppure del leverage buyout, oppure nelle IPO, nelle quotazioni. Trattasi di un metodo diffuso anche per altri motivi, prevalentemente perché viene considerato un metodo semplice da applicare. I multipli sono dei quozienti, quindi una volta che noi abbiamo dei dati, inseriamo gli input nel numeratore e nel denominatore e il gioco sembra finito lì. In realtà, questo che sembra un vantaggio dei multipli, in realtà nasconde delle insidie, perché se si applicano i multipli in modo semplice, si ottengono dei multipli che non sono veri multipli, ma sono dei falsi multipli che non hanno le caratteristiche che dovrebbero avere e quindi non apportano vantaggio al processo valutativo. E questo è un problema enorme. Basti vedere le IPO, le valutazioni a cavallo tra il XX e il XXI secolo delle società dot com. Ecco, quello fu un periodo in cui da ricordarsi in eterno per come non utilizzare i multipli. Tuttavia, negli anni 60 e anni 90 del secolo scorso, i multipli sono diffusi non solo all'interno delle banche di investimento, ma anche nel mondo professionale. Qui vediamo alcuni elementi che nel corso del tempo hanno favorito la diffusione dei multipli nella valutazione dell'azienda. Ce ne sono diversi, alcuni motivi sono collegati all'applicazione di metodi tipo reddituale o metodo finanziario. I multipli sono un alleato particolarmente utile per il perito o per l'analista finanziario allorquando si devono eseguire valutazioni di azienda o eseguire analisi finanziarie in ambiti in cui ci sono poche informazioni o su aziende in cui non c'è storia. Quindi, oltre ad essere un metodo di valutazione diretto, relativamente nuovo, il secondo vantaggio, e non è poco, è la mole di dati e informazioni che possono apportare alla valutazione, anche allorquando non siano adottati come veste di metodo principale. Sappiamo che la valutazione e la complessità della valutazione, lo stesso dicasi per gli analisi finanziari, spesso poggiano sulla carenza di dati e informazioni, e su questo quindi i multipli possono coadiuvare il perito bar valutatore o l'analista finanziario in modo, direi, quasi insostituibile. Naturalmente i multipli ci aiutano anche a estrarre informazioni utili anche poi per applicare il metodo finanziario, per esempio. Per esempio, noi possiamo estrarre i tassi di crescita, tassi di crescita che gli analisti, gli operatori di borsa, investitori, traders e altri considerano nelle loro previsioni, nelle loro valutazioni. Naturalmente i multipli sono anche molto utilizzati da parte dei money managers, dagli investitori, dai portfolio managers dei fondi di investimento. Le tecniche sono le stesse e l'approccio è lo stesso. I multipli coadiuvano il perito, valutatore, analisti finanziari anche nella comprensione
dell'impatto che gli intangibili hanno nelle negoziazioni di borsa. E lo stesso anche per quanto riguarda i multipli che derivano dalle transazioni di imprese comparabili. Quindi qui vediamo uno schema sintetico del processo valutativo derivante dal pensiero di autorevole dottrina, che poi è stato inglobato anche nei principi italiani di valutazione, ma noi sappiamo che comunque il processo valutativo è molto lontano dalla mera e arida applicazione di formule, questo è bene sottolinearlo. È un processo multifase che implica analisi sia quantitative ma anche analisi qualitative ed è un processo che deve assicurare in ogni singola fase razionalità, dimostrabilità, affidabilità, neutralità nei casi di valutazioni che sfociano nel capitale economico dell'azienda. Azienda target, valutanda. Naturalmente deve avere anche gli altri requisiti previsti dai principi di valutazione, tra cui anche la stabilità. Naturalmente la base informativa nell'applicazione dei multipli è cruciale. Bisogna affidarsi alle banche dati. Naturalmente le banche di investimento hanno le loro banche dati che si costruiscono internamente anche grazie a un ampio ventaglio di clienti, un vasto portafoglio clienti. Ma per il perito valutatore o per l'analista finanziario, questo qui, l'importanza della quantità dei dati e della qualità dei dati è cruciale, altrimenti diventa impervio il percorso che porta all'utilizzazione dei multipli nella valutazione d'azienda e nell'analisi finanziaria. Qui vediamo che i metodi possono, diciamo così, basarsi su un maggiore o minore confidenza nel modo di raggiungere l'obiettivo della valutazione. Naturalmente, il metodo finanziario è per antonomasia un metodo che sfoggia un eccesso di sicurezza, visto che, come abbiamo visto nel precedente webinar, conduce il valutatore, il perito, l'analista finanziario in lunghe previsioni sui flussi di cassa, implica diverse scelte con il rischio di condurre il perito valutatore o l'analista finanziario verso rischio di soggettività, quindi incrinare l'affidabilità della stima. Nell'estremo opposto si colloca il metodo patrimoniale, che forse tra tutti i metodi è il metodo che per antonomasia rappresenta il metodo più prudente. I multipli si possono collocare in ambedue gli estremi di questo range. Qui vediamo che il metodo dei multipli di imprese comparabili si basa sulla comparazione dei prezzi delle imprese, il metodo in pratica sul principio di sostituzione. Il multiplo si avvale di prezzi che gli operatori di borsa creano con le loro contrattazioni basandosi sulla comparazione su quello che possono e non possono acquistare all'interno delle negoziazioni di borsa. Naturalmente, affinché si possa applicare i multipli tramite i prezzi di borsa, quindi multipli di imprese comparabili, dobbiamo utilizzare dei parametri di performance, come diremo poi in seguito, standardizzati. È cruciale nella valutazione d'azienda tramite multipli, identificare
nello specifico i multipli di imprese comparabili, identificare le imprese comparabili all'azienda target, all'azienda oggetto di valutazione. Questo è una fase cruciale, perché poi in questa fase estrapoleremo il multiplo da applicare all'azienda target, che va poi a creare l'esito finale della valutazione. Quindi la fase cruciale quindi dell'identificazione delle imprese comparabili dell'azienda target, come lo si può fare? Lo si può fare tramite vari profili. Per esempio, la prima cosa che balza alla mente è quella di trovare imprese comparabili all'interno dello stesso settore di operatività dell'azienda target, azienda oggetto di valutazione. E poi passare a valutare la dimensione delle aziende, quindi comparabilità anche sul profilo dimensionale, sia delle vendite ma anche dell'attivo, quindi degli investimenti. La comparabilità anche in merito alla trasparenza della comunicazione finanziaria. La comparabilità anche per profili relativi alla governance, corporate governance. La comparabilità, e questo anche qui è cruciale, sui rischi coinvolti. Naturalmente sullo stadio di vita delle varie imprese coinvolte. Se comprassimo imprese se l'oggetto della valutazione sia un'impresa che si colloca all'interno dello stadio della maturità, con imprese comparabili che si collocano nella fase dello sviluppo o del declino, ovviamente avrebbero parametri sicuramente di performance fuori norma e investimenti disallineati. Naturalmente la comparabilità anche sull'aspetto del business model. Ovvio che per l'analista esterno bisogna avere informazioni per valutare se le imprese del settore sono o non sono comparabili. E anche qui è importante la qualità e la quantità dei dati che si possono estrarre dalle banche dati. E questo è uno dei motivi per cui prima si sottolineava l'importanza di avere banche dati quantitativamente e qualitativamente raffinate. Quindi, metodo dei multipli, sappiamo che lo possiamo scomporre in due diverse prospettive, quindi prospettiva di attivo lordo, asset side, e prospettiva della patrimonio netto, quindi equity side. Quindi le due prospettive si caratterizzano per multipli diversi, perché nella prospettiva equity side, quindi al numeratore abbiamo la capitalizzazione di borsa, oppure il prezzo della singola azione, e al denominatore, quindi parametri di performance coerenti con la visione equity side. Dall'altro estremo abbiamo la prospettiva attivo lordo, quindi asset side, al numeratore del multiplo, che è sempre un quoziente, abbiamo enterprise value, quindi il valore del patrimonio netto più tutto ciò che c'è nel passivo, lo stato patrimoniale al di fuori, oltre al patrimonio netto, debiti o quant'altro. Come sempre, la prospettiva conduce, nel caso della good side, alla valutazione diretta del patrimonio netto dell'azienda valutanda, azienda target. Nel caso invece opposto, estremo opposto, della valutazione tramite multipli asset side e attivo lordo, noi dobbiamo inizialmente trovare l'enterprise value e dopodiché, tramite la decurtazione dell'enterprise value mediante la posizione finanziaria netta, noi raggiungiamo lo scopo, che è quello della valutazione del patrimonio netto. Quindi procediamo, qui vediamo un elenco di multipli non esaustivo, di multipli asset side ed equity side, potenzialmente utilizzabili.
Questo è una specifica di quello che si diceva poc'anzi, di quello che troviamo nei multipli asset side o nei multipli equity side. Ovviamente i multipli asset side sono molto utilizzati nelle M&A, sia nella fase preliminare, quando serve una valutazione quick and dirty, sia poi nelle fasi successive, quando poi bisogna definire un valore dell'azienda target che possa essere congruo per entrambi i contraenti, quindi sell side e buy side. I multipli equity side vengono utilizzati prevalentemente per valutare istituzioni finanziarie, società assicurative, banche, e sono molto utilizzate, come vedremo, dagli analisti di Wall Street. Naturalmente abbiamo detto che i multipli sono dei quozienti, il numeratore varia in base a quello alla prospettiva, quindi asset side, come abbiamo detto, equity side, e il denominatore è costituito da un parametro di performance che è coerente con il numeratore. Quindi se al numeratore abbiamo un multiplo equity side, al denominatore avremo l'utile o cash earnings, oppure talvolta sales, anche se poi qui non c'è proprio una coerenza perfetta tra denominatore e numeratore. Nei multipli asset side, ripeto, multipli sono sempre quozienti, quindi al numeratore del multiplo asset side abbiamo l'enterprise value, al denominatore abbiamo una misura di performance coerente con la visione asset side. Quindi avremo le vendite, sales, oppure l'EBITDA, oppure l'EBIT, oppure l'EBITDA, oppure il capitale investito, o altro ancora. Le metriche di performance che abbiamo detto poc'anzi, tipo l'utile, che è la bottom line, il conto economico, l'ultima linea, o le vendite che rappresentano top line, quindi la prima linea, apportano ovviamente diverse informazioni. Le informazioni che apporta l'utile, essendo collocato in fondo al conto economico, sono di tutti i tipi della gestione, di tutte le divisioni della gestione aziendale. Quindi dalla politica di prezzo alle politiche di prodotto, dall'efficienza a quant'altro. Invece, se al denominatore di un multiplo asset side non abbiamo le vendite, non abbiamo tutta la capacità informativa che possono apportare, come sia informazioni quantitative sia qualitative, gli utili, quindi la bottom line del conto economico. Quindi vediamo i vantaggi informativi di utilizzo dei multipli. Come dicevo poc'anzi, sono utilissimi, dei alleati quasi insostituibili nei casi in cui non ci sono informazioni o nei casi in cui è difficile effettuare le previsioni tanto care al metodo finanziario, ma anche al metodo reddituale. Il vantaggio dei multipli è quello di concentrarsi sulla media delle previsioni degli analisti. Naturalmente le previsioni dell'insieme degli analisti è razionale pensare che siano più corrette, meno errate, delle previsioni che può effettuare un singolo analista. D'altro canto, attraverso i multipli noi possiamo capire come le contrattazioni borsa sono state effettuate, su quali logiche, su quali prospettive, su quali metriche e quant'altro.
noi possiamo effettuare una sorta di reverse engineering di come gli operatori di borsa hanno effettuato le loro valutazioni. Qui vediamo un elenco di modalità inerenti a come si possono estrarre informazioni utili sia per l'analisi finanziaria e sia per la valutazione dell'azienda mediante multipli. Possiamo sia estrarre dei parametri relativamente al rischio, quindi beta, alle dimensioni aziendali, possiamo estrarre il compound annual growth rate, che si riferisce prevalentemente alle vendite, alla crescita, al tasso di crescita delle vendite, a quali sono i parametri di performance preferiti in un certo periodo storico dai negoziatori, da quelli che effettuano le negoziazioni in borsa, quindi investitori. Ma anche possiamo estrarre informazioni relative ai beni tangibili e quant'altro. Qui vediamo che abbiamo detto che nei metodi diretti, oltre ai multipli, abbiamo anche le regole del pollice. Quindi noi possiamo valutare sulla base dell'esperienza di un dato perito e sulla base delle pratiche, delle prassi diffuse ed accettate all'interno dello specifico settore, come valutare una specifica azienda. Per esempio, qui nel settore americano abbiamo un esempio di come si può effettuare con questa metodologia la valutazione di un ristorante full service. Questo naturalmente sono diffuse anche in altri settori, in altri settori, ma anche in altre nazioni, per cui anche in Italia, anche in Europa, ovviamente. Poi sappiamo che i multipli, siccome inglobano le informazioni dei prezzi di contrattazione, hanno dentro di sé delle informazioni, dei dati spuri, dei dettagli di informazioni spure, che potrebbero essere controproducenti nella valutazione. E per questo, e anche per questo che noi occorre suddividere, scindere i veri multipli dai falsi multipli. Naturalmente i prezzi di borsa non sono sempre allineati ai valori intrinseci delle aziende, imprese coinvolte. Sappiamo che i veri multipli sono i multipli cosiddetti causali, in cui c'è un rapporto forte tra la variabile al numeratore, tra il numeratore e il denominatore del multiplo, del quoziente. Quanto più forte è la relazione, e tanto più il multiplo tende ad essere stabile. Tuttavia, nel corso del tempo, questa caratteristica è andata scemando per diversi motivi. Uno dei motivi è che molto spesso le imprese sono multi-business e questo vanno un po' ad inficiare le informazioni che vengono acquisite dai multipli tramite i prezzi negoziati nei mercati borsistici. Qui vediamo un esempio del classico multiplo tanto amato dagli analisti di Wall Street, il price earnings, che potrebbe essere un multiplo causale, quindi un vero multiplo, oppure un multiplo casuale, e quindi un falso multiplo. Quindi come si fa a scindere l'uno e l'altro? Il multiplo è causale, quindi un vero multiplo, quando la variabile al denominatore spiega le variazioni al denominatore. Quando avviene questo, naturalmente il numeratore e il denominatore si muovono all'unisono e pertanto il multiplo, che è un quoziente, tende ad essere stabile. Questo ovviamente è un segnale di qualità del multiplo. È un multiplo che ha anche un forte
contenuto informativo. E quindi sappiamo che la variabile denominatore è una variabile chiave, è una variabile chiave cruciale per spiegare il numeratore. E vi è una o più relazioni di causa-effetto forti tra il numeratore e il denominatore. Quando invece il numeratore e il denominatore non si muovono all'unisono, e allora qui abbiamo a che fare con un multiplo casuale, un falso multiplo, che è un multiplo che nelle valutazioni ci porta fuori strada. Questo perché? Perché non vi è una relazione forte tra il numeratore e il denominatore, quindi può avvenire che il prezzo varia, ma il numeratore, quindi il prezzo, il numeratore del quoziente varia, ma il denominatore del quoziente, quindi in questo caso gli utili, non variano, o magari variano nella direzione opposta. Quindi la variabilità del multiplo del quoziente è alta. Questo non è un sintomo di multiplo di alta qualità, e quindi la variabile al denominatore non guida i prezzi, non spiega le variazioni dei prezzi della variabile al numeratore. Ovviamente qui il discorso si farebbe lungo, ma ci sono tantissime variabili che potrebbero rendere il prezzo che viene fagocitato dentro il multiplo diciamo non avere contenuto informativo come ci si potrebbe aspettare. E questo perché non tutti gli operatori di borsa, in particolare i traders di breve termine, breve brevissimo termine, adottano l'analisi fondamentale. E invece nell'analisi della valutazione d'azienda si adottano prevalentemente metodologie di analisi fondamentale, non vengono adottate metodologie di analisi tecnica, o perlomeno non prevalentemente, seppur nell'arco della valutazione potrebbe essere utile adottare anche metodologie diverse dall'analisi fondamentale. Naturalmente questo è un fenomeno che rende meno valido il prezzo di borsa, perché e i multipli, perché nella variabile al denominatore, quindi nel caso del price earning, l'utile, che comunque non è un utile di bilancio, deve essere per forza un utile rettificato, come abbiamo detto anche durante il webinar relativo al metodo reddituale, ci sono dei fenomeni di anticipazione o di posticipazione di utili. Per varie ragioni, gli amministratori potrebbero essere intenzionati ad anticipare gli utili o a posticipare gli utili. Questo potrebbe essere dovuto anche a investimenti per sostenere la capacità, l'assetto competitivo dell'azienda, per lo sviluppo di intangibili che andrebbero a transitare al conto economico, naturalmente a decurtazione del risultato contabile. Oppure ci potrebbe essere la fattispecie opposta. Gli amministratori, pur di aumentare l'utile di bilancio, potrebbero prendere a prestito utili futuri riducendo gli investimenti nella creazione degli utili, oppure nel sostenimento degli utili, nella creazione degli intangibili, oppure nel sostenimento di ridurre il sostenimento di costi relativi al mantenimento degli intangibili. È per questo che i multipli all'interno anche dello stesso settore potrebbero mostrare variabilità, dispersione. Qui vediamo alcune caratteristiche del multiplo: i multipli devono essere normali, cioè non devono essere multipli il cui esito il quoziente fuori norma, come per esempio avere un price earning di 200, è chiaro che lì quello non è un multiplo impiegabile. Naturalmente ordinabile, perché nel caso per esempio del price earnings, due imprese con le stesse utili contabili potrebbero avere multipli diversi, per esempio perché hanno assetti strategici diversi, quindi posizionamenti competitivi diversi, e
intangibili diversi. Naturalmente, una delle caratteristiche del vero multiplo è quella della convergenza. Nel corso del tempo, il multiplo vero può anche oscillare attorno alla sua media, ma poi deve mostrare il mean reversion, quindi la convergenza verso la media. Il multiplo deve anche mostrare convergenza verso la relazione fondamentale. Qui possiamo suddividere i multipli ulteriormente, oltre che asset side e equity side, anche in base al denominatore. Se noi, nel caso del price earnings, se noi abbiamo il prezzo corrente dell'impresa e al denominatore abbiamo l'utile dell'anno precedente, del precedente bilancio di conto economico. Quindi abbiamo qui indicato con E-1, che indica il tempo T-1. Oppure possiamo avere i multipli current, quindi l'anno corrente, quindi il prezzo corrente è l'utile corrente dell'anno in corso. Oppure possiamo avere multipli leading, quindi potremmo avere multipli che al denominatore hanno l'utile atteso dell'anno successivo. Uno dei modi di utilizzare i multipli da parte degli analisti finanziari è quello di creare un set di imprese comparabili all'azienda target, all'azienda della valutanda, trovare un multiplo medio o mediano e poi applicare il multiplo medio alla misura di performance dell'azienda valutanda. Peccato che questo non è quasi mai il percorso, la regola aurea da seguire, perché il multiplo medio di un settore esprime tutto al più l'attrattività del settore, ma non esprime la capacità, le performance delle imprese all'interno di un settore. E quindi noi dobbiamo fare un passo in più, perché l'azienda valutanda potrebbe non essere l'azienda media del settore, e molto spesso non lo è. Questo implica dei passaggi ulteriori nella valutazione dell'azienda tramite multipli. Una delle più, diciamo così, si potrebbe affrontare questo problema di utilizzare un multiplo medio che potrebbe non essere rappresentativo dell'azienda oggetto di valutazione, cercando di restringere il set di imprese comparabili. Tuttavia, questo poi ci toglie informazioni. A quel punto noi estrapoleremmo multipli non di imprese comparabili con l'impresa valutanda, ma comparabili tra di loro nel set ristretto di imprese comparabili. E questo sarebbe tautologico e errato. Oppure si potrebbe adottare il multiplo dell'impresa più simile all'impresa target. Il percorso ulteriore è quello invece di affrontare la complessità dei multipli e cercare di spiegare la diversità dei multipli all'interno di un dato gruppo di imprese comparabili. Ci sono dei casi in cui non è fattibile nemmeno spiegare i multipli, perché non si hanno veri multipli, si hanno multipli casuali. In questi casi o si può utilizzare multipli leading o forward, oppure non si possono utilizzare multipli. Qui abbiamo detto che comunque i multipli sono sempre un quoziente apparentemente semplice. Abbiamo un numeratore e un denominatore. Una volta che abbiamo i nostri input,
incaselliamo l'input al denominatore e l'input al numeratore sembrerebbe fatto. Il gioco sembrerebbe fatto, in realtà non è così. L'attenzione è che dobbiamo essere sicuri che la variabile del denominatore del quoziente sia la variabile che all'interno delle variabili che spiegano il prezzo è la variabile per eccellenza che più di tutte va ad impattare sul prezzo e quella variabile deve andare al denominatore del multiplo. Però ci sono anche altre variabili che vanno ad incidere sul prezzo. E quelle variabili sono tutte le altre variabili che non si possono includere nel denominatore di multiplo, ma che tuttavia vanno ad incidere sulla dimensione, sulla grandezza del multiplo. La variabile che per eccellenza deve essere denominatore, nel price earning naturalmente è l'ultima linea del conto economico, ma non la misura grezza che si trova in fondo al conto economico, ma una misura aggiustata ovviamente, come abbiamo detto nel webinar relativo al metodo reddituale, lo stesso dicasi nel metodo finanziario, ma è anche una misura presa a base nella valutazione dell'azienda target. Qui vengono sottolineati i quattro requisiti dei multipli e dei veri multipli, che abbiamo in parte accennato prima. Naturalmente i multipli, noi al denominatore non dobbiamo prendere l'utile di conto economico e lo incastelliamo semplicemente perché noi dobbiamo aggiustarli, come abbiamo fatto, diciamo prima, anche durante il metodo reddituale, durante l'illustrazione del metodo reddituale. E qui vediamo gli aggiustamenti sia al numeratore del multiplo e sia al denominatore. Quindi qui abbiamo la differenza dei multipli sulla base dell'aspetto temporale del denominatore. Quindi abbiamo multipli trailing, che si riferiscono all'anno precedente, dove al denominatore vi è una misura di una metrica, un parametro di performance economico-finanziario, che si riferisce all'anno precedente, oppure current, quando abbiamo un parametro di performance dell'anno in corso, oppure leading, quando abbiamo un parametro di performance dell'anno successivo. Poi abbiamo anche i multipli forward, ne abbiamo parlato sia durante il metodo reddituale sia durante il metodo finanziario, perché i multipli forward molto spesso vengono utilizzati all'interno per la determinazione, la stima e il terminal value. Qui poi ci sono multipli di primo livello, che sono questi che abbiamo detto prima, e multipli di secondo livello. Quindi ci potrebbero essere tre multipli prevalenti di secondo livello. Il multiplo basati sulla crescita, per esempio abbiamo il price earning, e lo possiamo suddividere per la crescita attesa, e troviamo questo multiplo addizionale, che ci fornisce delle informazioni aggiuntive. Oppure possiamo avere dei multipli relativi, quindi per esempio il price earnings lo dividiamo per lo stesso multiplo, ma della praticamente dei 5 anni precedenti, oppure sul multiplo price earning storico, oppure possiamo suddividere il price earning dell'azienda valutanda con il price earning del settore, meglio del settore, oppure dell'indice di mercato in cui ci sono le imprese quotate alle imprese comparabili. Qui abbiamo anche una configurazione di multiplo che è diversa, che ci illustra se il mercato finanziario di una specifica impresa, target comparabile, se il mercato finanziario considera, insita nel prezzo di quell'impresa specifica, se ci sarà una crescita attesa oppure no. Il procedimento multifase per l'applicazione del metodo dei multipli. Naturalmente abbiamo delle banche dati con dei documenti, dobbiamo effettuare la rettifica del Dipartimento del Conto Economico,
come abbiamo detto diverse volte, poi a individuare, come abbiamo detto prima, le imprese comparabili, questo qui è un aspetto cruciale, analizzare le imprese simili all'azienda target, individuare i multipli applicabili, applicare eventualmente delle rettifiche, selezionare il multiplo più idoneo ad esprimere la valutazione, il valore dell'impresa target, scomporre i multipli nei modi in cui noi vedremo a brevissimo, razionalizzare poi l'esito di questa parte di valutazione e spiegare la differenza dei multipli all'interno del set di imprese comparabili, e dopodiché applicare il multiplo idoneo all'impresa target. Stiamo dicendo cose che abbiamo già in parte detto. Allora, si vogliono utilizzare diversi multipli, occorre trovare il modo per combinarli. Quindi un modo potrebbe essere una media ponderata, visto che i multipli potrebbero essere condurre a esiti diversi, occorre trovare il modo per comporli, da non sottovalutare il set informativo che l'applicazione dei multipli apportano, come abbiamo accennato precedentemente. Qualora non possiamo avere dei multipli a disposizione, noi potremmo estrarre dei multipli impliciti all'interno di una valutazione tramite metodo assoluto, come per esempio il metodo finanziario. Quindi noi anche lì avremo un enterprise value, avremo dei debiti, avremo diverse metriche, parametri economico finanziari, potremo utilizzare i multipli in modo implicito utilizzando quei parametri. Qual è la metodologia dei multipli che porta maggior vantaggio alla valutazione, però comunque sia, anche i multipli impliciti apportano un vantaggio comunque informativo. Qui ho elencato una serie di valutazioni, tra cui l'analisi economica finanziaria di bilancio, su come scomporre poi i conti economici e stati patrimoniali delle imprese comparabili e delle imprese target, ci sono diversi modi. Naturalmente, conto economico valore aggiunto, il conto economico ricavi e costo del venduto, a margine di contribuzione, qui manca, questo qui non è un elenco esaustivo, ma naturalmente anche margine, la classifica del conto economico stato patrimoniale tramite di pertinenza gestionale. Qui vediamo che comunque l'impresa va sempre valutata considerando quello che è, sappiamo che è un sistema socio-economico, che ha un macro ambiente, ha le sue variabili, il microambiente, al suo assetto competitivo, strategico, quindi dobbiamo considerare l'impresa considerando nella sua complessità. Naturalmente occorre effettuare analisi per indici, quindi la redditività è cruciale, che tipico esempio, naturalmente una metrica non esaustiva, che ce ne sarebbero diverse, ma non è questo il webinar per esplicitare tutti gli indici di analisi economico-finanziaria mediante bilancio. Qui ho esplicitato il ROE, che è la metrica che misura la redditività per antonomasia, nella sua scomposizione classica, sia con il metodo additivo sia con il metodo moltiplicativo. Questo è utile perché molto spesso il ROE entra anche all'interno della scomposizione dei multipli, tra cui uno su tutti, naturalmente a parte il price earning, ma anche il price book value. Quindi capire bene anche questo ci aiuta poi a scomporre i multipli e a estrarre maggiori informazioni quando si tratta di comparare i vari multipli tra le diverse imprese comparabili, tra le imprese comparabili e l'impresa target. Qui vediamo una scomposizione del multiplo, il tipico multiplo price earnings, partendo dalla Dividend Discount Model. Qui vediamo che in assenza di crescita, in estrema sintesi, il price earnings equivale al reciproco del costo dell'equity, l'EVERED, ovviamente, in quanto il price earnings è un multiplo equity side. In questo caso vediamo che la differenza tra i multipli si basa su due parametri, sul rischio, differenze di rischi e sulle differenze nell'average delle varie imprese. Allora, quando noi inseriamo all'interno di Dividend Discount Model
La crescita, la valutazione, questa scomposizione si complica un po', ci sono dei fattori in più. Quindi noi vediamo che come calcoliamo dal punto di vista fondamentale, noi calcoliamo il tasso di crescita, 1 meno il payout ratio per il ROE. E noi vediamo che allorquando vi è crescita, il price earnings si tramuta in un quoziente composto dal payout ratio e al denominatore, il COE, il costo equity, meno decurtato del tasso di crescita. E su questo vediamo che la scomposizione, quindi all'interno di questo multiplo, quindi prospettiva equity side, la dispersione tra vari multipli si spiega oltre alle due metriche precedenti, quindi rischio e leverage, nel caso di assenza di crescita, anche per quanto riguarda la crescita dei profitti e dei dividendi, rischi differenti ovviamente, differente leverage, e quindi sappiamo le metriche che vanno a specificare il perché questo multiplo è variabile all'interno di un set di imprese comparabili. E qui la questione si complica ancora di più. Quindi, per capire la dispersione di multipli all'interno di un set di imprese comparabili, noi dobbiamo scomporre il multiplo. E questa è una scomposizione del multiplo price earnings tramite il metodo a due stadi, il metodo dividend discount model a due stadi, che è una versione equity side del metodo finanziario. Quindi qui vediamo da cosa è determinata questo multiplo e quindi da quali sono le cause di un'eventuale dispersione del multiplo price equity, price earnings all'interno di imprese, di un set di imprese comparabili. Quindi noi per capire perché ci sia dispersione all'interno di un set di imprese comparabili, adottando un multiplo, a prescindere se sia asset side o equity side, la scomposizione si può effettuare anche per i multipli, per tutti i multipli, anche per i multipli asset side ovviamente, occorre scomporre il multiplo e capire le sue determinanti principali, fondamentali. Qui ho appena accennato quelle caratteristiche teoriche dei multipli di transazioni comparabili, che poi vedremo meglio nella prossima settimana, e aggiungeremo anche dei casi pratici. Naturalmente risponderò anche a delle domande se ci saranno. E qui si conclude il webinar di oggi. Spazio quindi a Greta e alle domande. Allora, ci chiedono, premesso che il calcolo dei multipli deve essere fatto caso per caso, esistono delle banche dati di multipli che si possono usare per fare un confronto e se ne esistono, ve ne sono aggiornate con i dati del 2020? Sì, ci sono delle società apposite che vendono le banche dati. Si possono utilizzare anche i terminali che si utilizzano coloro che investono in borsa. Quindi Bloomberg, di questi, Thomson Reuters, ce ne sono diversi. Ci sono anche dei siti di alcune università che hanno dei centri di ricerca che vengono aggiornati non di frequente, ma che forniscono comunque dei dati utili per effettuare una valutazione senza computer. Grazie. Poi è arrivata adesso un'altra domanda. Ci scrive, c'è stato proposto la valutazione in blockchain. E lei ne ha esperienza e quali complicazioni nella valutazione delle aziende? Questo è un tema interessante che potrebbe essere al centro della prossima lezione. Quindi vorrei posticipiamo la risposta, va bene, alla prossima lezione.
Non ci sono altre domande al momento, quindi vi ricordo sempre la possibilità di scriverci un'email all'indirizzo info@schieri.academy e sarà mia premura girare eventuali email che riceveremo al relatore. Claudio, io penso di aver detto tutto, quindi non mi resta che ringraziarti Grazie a voi. per essere stato con noi. Ci vediamo la prossima settimana, giovedì 11, con un altro modulo del master. E ringrazio ovviamente tutti coloro che ci hanno seguito e partecipato a questo webinar e vi auguro una buona serata e un buon weekend. Grazie Grazie. ancora, buona serata a Buonasera a tutti. tutti.